Ciao a tutti, oggi facciamo un video di pulizie e andiamo a pulire le ciabatte, quelle con l'interno in sughero che sicuramente abbiamo tutti in estate, diventano bruttissime, l'interno diventa scuro scuro portandole. Andiamo a pulirle insieme. Queste ciabatte o comunque similari a queste in estate sicuramente ce le abbiamo tutti, come dicevo, perché sono di una comodità estrema, hanno proprio un plantare comodissimo, quindi una volta che te le metti ci stai comodo dalla mattina alla sera, poi ti accorgi ad un certo punto che il fondo, il plantare proprio che era bello chiaro beige, con il sudore del piede, comunque con il portarle per tante tante ore diventa scuro, prende proprio la forma sia del tallone che della punta delle dita dei piedi ed è un effetto un po' bruttino a vedersi. Quando le indossiamo non si vede neanche perché è coperta la parte che diventa scura, è coperta dal piede, ma insomma se ce le dobbiamo togliere un attimo non è una cosa bella. Per pulirle in realtà è facile. Chiaramente scordatevi di metterle in lavatrice perché fate un disastro. Questi sono tutti prodotti naturali e vanno puliti con molta delicatezza. Io avete visto, prendo un panno spugna, lo bagno leggermente, non vi fate prendere la mano da mettere troppa acqua, lo dovete strizzare bene, un pochino di bicarbonato, strofinate, poi se le macchie, se la parte scura è davvero resistente, andate con una spazzolina, anche quelle spazzoline per le unghie, a strofinare un po' più forte e poi risciacquate sempre con il panno spugna il bicarbonato. Lì per lì sono bagnate, rimangono scure e non vi rendete conto subito di quanto sono venute pulite, poi le mettete ad asciugare sul terrazzo all'aperto e il giorno dopo vedrete, torneranno perfette. Se proprio le vostre sono molto molto macchiate, magari ripetete l'operazione dopo qualche giorno, ma vedrete, torneranno come nuove. Queste sono fatte per durare a lungo, le dobbiamo mantenere bene se vogliamo che siano sempre belle. Arrivederci al prossimo video.